soprattutto è arrivato questo gran gol. Fino a ieri ti chiamavano Mister Paolo, questa ne avevi colpiti ben 4. Stasera Sì. Gol importantissimo. Finalmente lo cercavo da un po'. E finalmente oggi comunque era una partita importante dove contava passare, sono riuscito a fare gol e comunque grazie ai miei compagni e sono molto contento per il passaggio del turno. Senti Simone, non è stato facile perché il primo tempo è stato un po' bruttino soprattutto da parte vostra, poi però il secondo tempo è stato un bel pescare finalmente che ha giocato, ha avuto il pallone tra i piedi. Successo qualcosa, è cambiato qualcosa, perché l'approccio non è stato del migliore anche questa volta? Sì, purtroppo abbiamo subito il primo e poi il secondo gol e questa squadra comunque è una squadra che non molla, che nelle difficoltà tira fuori quel qualcosa in più e niente, poi siamo stati bravi a fare due gol, a reagire subito e passare il turno. Senti, ma sei riuscito per un affaticamento, perché non eri proprio meglio, hai qualche problema oppure... No, ero stanchissimo, avevo sentito l'accenno di crampi e polpacci e Per domenica, diciamo, problemi non dovrebbero essere. Sì, penso di stare bene per domenica. Adesso arrivano quelli un pochino più, diciamo, più forti, perché sono posizionati meglio in classifica, però c'è andata il ritorno, chiesto al mister se questa cosa anche per voi potrebbe essere un vantaggio. Non giocare più 90 minuti, ma nei 180 magari potersi gestire meglio, anche se con molta probabilità giocherete sempre prima in casa, poi in passato. No, io penso che dobbiamo affrontarle bene, affrontarle con l'atteggiamento giusto, che sia andata a ritorno, partita secca, si cambia poco, nel senso che dobbiamo affrontarle bene, con grinta, con cattiveria e cercare di andare avanti. Cambia qualcosa, secondo me, queste due partite, cioè il fatto di giocare nell'arco di 180 minuti, 90 minuti. Ma no, come ho detto, pensiamo all'andata, pensiamo a fare il meglio possibile, a fare il risultato, andare cattivi e poi sarà il ritorno e ci penseremo al ritorno. Pescara ci crede? Certo. Non ti capisco, scusami. Molto utile. Dove ti trovi in me per giocare? In mezzo al campo, oppure un po' più avanti? Qual è la tua posizione ideale, dato che comunque hai giocato in tantissime volte questa stagione? Sì, penso che la mezzala sinistra è quello che ho fatto maggiormente rispetto agli altri ruoli, quindi lì dove mi trovo meglio, però se c'è da fare comunque il play o mezzala destra o il tre quarti, quello che c'è da fare io comunque mi adatto e seguo quello che mi dice il mister.